Il governo ha messo in atto l'ennesima vergogna, ha scippato 17 miliardi di euro ai pensionati malgrado la sentenza della Consulta. È iniziato tutto col governo Monti, con la riforma Fornero che ha bloccato la rivalutazione delle pensioni rispetto al costo della vita. Dunque non era e non è un regalo che viene fatto ai pensionati, non è un euro in più che viene dato, semplicemente è l'equiparazione del valore della pensione rispetto al costo della vita. Dunque non un euro in più, semplicemente lo stesso tenore di vita per i pensionati. Il governo, per non ridare questi soldi ai pensionati, ha fatto un decreto che dà molto meno di quanto dovuto. Oltretutto non comprendo nemmeno totalmente le pensioni più basse, ovvero quelle superiori tre volte la minima, che ricordo sono 1.100 euro al mese. Se Renzi è convinto che una persona con 1.100 euro al mese è un privilegiato, è un assistito, è uno della casta, forse non si rende conto di cos'è il mondo reale. Il mondo reale è fatto di quei pensionati che magari con quelle poche centinaia di euro mantengono il figlio disoccupato e la moglie che non lavora. Noi dobbiamo cercare di far ritornare uno Stato sociale che funzioni e soprattutto ridare i soldi ai lavoratori che hanno versato i loro contributi.